Ciao a tutti, bentornati su Lantimeta, siamo il Lorenz e che robe. E oggi vi portiamo l'analisi degli spoiler dei comandanti di Terre Selvagge e di Eldrain, più la nuova meccanica dei roll token. Allora, partiamo subito dal pezzo forte. Allora, mazzo comandante Farabutti, Dimir, a tema appunto Farabutti e Fate, con a comandante Alela, Cunning Conqueror. Costa 4, 2-4 volante, quando lanci la tua prima magia durante il turno di ogni avversario, crea un token volante 1-1 nero e Fata Farabutto. E ogni qualvolta uno più Fate che controlli fa un danno da combattimento a un giocatore, sprona una creatura che quel giocatore controlla. Ok, ci sta. Fa molto controlloso, fa spronare gli avversari, così si attaccano tra di loro. Cioè, fa spronare gli avversari, ci permette di riempire il board di fatine volanti, che anche quelle sono fastidiose, e naturalmente essendo blu e nero countererà, immagino, e utilizzerà i spacchini nei turni degli avversari, quindi dovremo sempre creare delle fatine moleste. Altro comandante, quello alternativo, è Teguil, Duke of Splendor. Costa 3, è un 2-3 volante detach, le altre fate che controlli prendono più 1-1, quindi è un super lord, perché anche volante detach, e ogni volta un'altra fata che controlli muore, pesca una carta e perdi una vita. Altro che super lord. Questo, se stare attenti, perché non dice you may, ma dice you tu draw, devi, quindi tu peschi ogni fata che muore, peschi e perdi una vita, quindi attenzione al pescaggio nero, e al danno. Ci possiamo mettere dentro il legame vitale se non c'è già. E questo è il primo mazzo a tema Fate e Farabutti. Secondo mazzo, quello Selesnia, a tema token. Esatto, abbiamo visto che è proprio a tema roll token. I nuovi token, insomma. Adesso andiamo a leggerli insieme per la prima volta, così leggiamo dal sito Wizard ufficiale tutte le cose. Ma prima vediamo cosa fa questo Gilwain, Casting Director. Costa 3, 1, 2, 3. Quando lui o un'altra creatura non token entrano nel campo di battaglia, scegli uno tra crea un Royal Roll Token attaccato a quella creatura, crea un Sorcerer Royal Token, un Sorcerer Roll Token attaccato a quella creatura, crea un Monster Roll Token attaccato a quella creatura. Probabilmente ci esistono, abbiamo letto prima di sfuggita, 7 Roll Token, ognuno di questo ha un nome, e questo Gilwain ci permette di creare uno di quelli attaccato a queste creature. L'alternativa è Eliver of the Wild Kurt. Costa 4-4-4. Quando entra o attacca, crea un Virtuous Roll Token attaccato a un'altra creatura che controlli. Se controlli un altro roll su di essa, metti that one, metti quello nel tuo cimitero. La creatura Enchanted Creature, la creatura incantata, prende +1/+1 per ogni incantesimo che controlli. Ok. Ogni qualvolta una creatura incantata che controlli fa danno da combattimento a un giocatore, pesca una carta. Quindi anche questo è onesto, cioè pesca crea questi roll token. Allora, in questo mazzo è difficile esprimersi perché non sappiamo cosa fanno ancora questi roll token. Esatto. Andremo a vedere adesso in diretta insieme cosa fanno. Allora, qui abbiamo le pedine ruolo. Pedine ruolo. Pedina ruolo. Ok. Allora, in questa favola ognuno interpreta un ruolo. Le pedine ruolo sono 7 nuove pedine predefinite, ognuna è un'aura con incanta creatura. 6 di queste vengono create da carte dell'espansione principale, la settima è creata da una delle carte dei mazzi Commander. I bonus, o svantaggio in un caso, forniti da ogni ruolo sono i seguenti. Maledetto, la creatura incantata ha forza di costituzione base 1-1. Bello. Mostro, la creatura incantata prende +1/+1 a travolgere. Bello. Regale, la creatura incantata prende +1/+1 e ha Egida 1. Okay. Stregone, la creatura incantata prende +1/+1 e ogni volta questa creatura attacca profetizza 1. Perfido, la creatura incantata prende +1/+1 e ha quando quest'aura viene messa in un cimitero dal campo di battaglia, ogni avversario perde un punto vita. Ok. E perfido, mi sa che è quella... No, ah no, qui è Virtuous. Virtuoso all'ultimo, ok, perfido. Giovane eroe, la creatura incantata ha ogni qualvolta questa creatura attacca. Se la sua costituzione è pari o inferiore a 3, metti +1/+1 su di essa. Ci sta. E poi Virtuoso, che è quella di Eliver of the Wild. Quindi sarà questo comandante qui a creare il segnalino ruolo Virtuoso.
La creatura incantata prende più uno per ogni incantesimo che controlli. Ok. Bello, buono. Qui vediamo che le pedine sono di fronte, perché sono aure, quindi o è mostro o è stregone, cioè per risparmiare spazio li hanno messi entrambi sullo stesso token, ma naturalmente noi metteremo qui sotto la nostra, cioè metteremo il token sotto la nostra creatura che spunta dall'alto, così da vedere l'incantesimo aura segnato adesso. Sono stati anche bravi esteticamente a disegnarli. Ogni volta che una creatura ha più di un ruolo assegnato, controllato dallo stesso giocatore, la creatura mantiene il ruolo più recente e tutti gli altri ruoli controllati dallo stesso giocatore vengono messi nel cimitero e poi smettono di esistere in quanto pedine. Vediamo qualche esempio per capire bene come funziona. Esempio 1. Controlli una creatura e le assegni la pedina a ruolo perfido, risata malvagia. Più avanti nella partita le assegni la pedina a ruolo mostro, ruggito malvagio. Mostro è il ruolo più recente, quindi questa pedina resta e la pedina perfido viene messa nel cimitero. Ok, quindi puoi dargli dei nuovi ruoli, ma quello vecchio viene distrutto. Controlli una creatura con assegnata la pedina a ruolo mostro. Il tuo avversario le assegna la pedina a ruolo maledetto. Ogni pedina ha un controllo diverso, quindi restano entrambe sul campo di battaglia assegnate al mostro più carino di tutti. Ok, chiaro, qui ci sono le battutine di sottofondo che mentre facciamo un video dove cerchiamo di essere seri non ci stanno. Quindi resta sia il nostro mostro, ma è maledetta dall'avversario, perché è una roba che controlla l'avversario. Esatto, perché noi. Quella maledetta fa diventare base 1-1 e noi gli diamo il più 1 e travolgere. Quindi sarà un 2-2 travolgere. Esattamente. Esempio 3. A Carletto, che è il mostro che abbiamo in campo segnato, viene assegnato un ruolo regale. Questo sostituisce il ruolo mostro, quindi la pedina ruolo mostro viene messa nel cimitero. Invece la pedina ruolo maledetto, che è controllata da un altro giocatore, resta. Ok, chiaro, quindi il giocatore che assegna il ruolo nuovo tirar via il ruolo che gli ha dato precedentemente, esatto. In sostanza. Beh, sembra abbastanza semplice da capire e insomma è qualcosa di carino. Adesso torniamo ad analizzare il secondo mazzo. Allora, forse adesso quello virtuoso più uno per ogni altro incantesimo ci potrebbe anche stare, però gli dà solo un più uno per ogni altro incantesimo. Insomma, può essere meglio secondo me l'altro comandante che dà il monster, che dà più uno travolgere ed è fortissimo il travolgere. Sorcerer. Sorcerer fa profetizzare quando attacca. Sì, ti può aiutare un po' a vedere cosa peschi. Royal, quello regale. Più uno e Gida. Protegge un po' le creature, quindi fa un po' di tutto. Diciamo che questo di buono c'ha che glielo dà subito quando entrano. Esatto. Cioè, mentre invece Elliver, quando attaccano, puoi dare ruoli però solo quando quello virtuoso. Quando attacca o lei entra. Quando entra o attacca, lei. Certo. Quindi può anche essere che non puoi attaccare perché le creature dell'avversario sono più grosse, quindi lei non può attaccare, non puoi mettere altri cosi. Quindi probabilmente è un po' più facile utilizzarle con il comandante principale, Gilwayne. Visto che quando entra una pedina, una creatura non pedina, scegli uno e glielo attacchi. Ma la domanda è, sarà veramente lui il comandante principale? Dopo che Elliver ha il numero seriale 0,002? Chi lo sa. Secondo me Elliver è il principale. E però abbiamo già detto che probabilmente per noi è più forte Gilwayne. Già, probabilmente. Poi c'è da vedere il mazzo, però la prima impressione è questa. Vedremo chi sarà davanti, chi sarà in copertina. Esatto. Niente ragazzi, direi che dall'antimeta è tutto. Al prossimo video.